Ciao ragazzi, benvenuti al laboratorio Parole in Libertà. Io mi chiamo Lorenzo. Io mi chiamo Giulia. E oggi vi guideremo in un percorso magico fra le parole. Il laboratorio di oggi tratterà dei temi legati a questo libro che ho scritto, Oltre Bosco, e che è un racconto che parla di bullismo, amicizia e speranza. Ecco il materiale che ci serve: dei fogli bianchi, un pennarello nero e altri due pennarelli di un colore che volete, ad esempio rosso e blu. Il laboratorio di oggi è diviso in due parti. Nella prima parte faremo un'attività basata sull'ascolto. Ascolteremo un brano tratto dal libro Oltre Bosco. Nella seconda parte faremo un'attività creativa che vi spiegheremo dopo. Per prima cosa dividiamo il foglio in quattro, tracciando una linea verticale e una linea orizzontale con il pennarello nero. Su questo foglio andremo a scrivere delle parole legate ai brani che ascolteremo. Ora, nei quattro quadranti del foglio, con il pennarello nero, scriviamo in alto bullismo. A destra amicizia, in basso a sinistra solitudine, in basso a destra speranza. Così. Ciao! La voce gli fece gelare il sangue nelle vene. Aveva cantato vittoria troppo presto. Finse di non aver sentito e aprì il cancello. La grata di ferro si fermò di colpo, come se avesse sbattuto contro qualcosa di solido. Ti ho salutato e mi sembra educato rispondere. La voce aveva assunto un tono infastidito. Ciao! Balbettò il ragazzino voltandosi. Paolo Tramelli era in piedi dietro di lui e teneva il cancello con una presa salda della mano. Lo fissava come un predatore. «Scusa», riuscì a dire al ragazzo, «ero di fretta, non ti avevo sentito. Sono molto in ritardo, devo andare a casa di corsa». Si voltò in un patetico tentativo di fuga. «Non avere fretta!» Lo studente anziano accostò la cancellata, dissolvendo le sue febbili speranze. «Perché non ti fermi a fare due chiacchiere con noi?» «Mi farebbe molto piacere, ma la mamma mi metterà in castigo se non rincaso subito», insistette l'altro, mentre il suo sguardo si alternava fra il bullo e il gruppo di amici che rideva in disparte. «Vedrai che la mamma capirà!» Gli si avvicinò di un passo sovrastandolo. «Sei al sicuro con noi, non devi avere paura!» Giulia, cos'è per te il bullismo? Per me il bullismo è una cosa molto brutta che una persona fa ad un'altra, facendogli del male. Ora prendete i pennarelli di colore diverso che avete messo da parte. Uno rappresenta le parole positive, uno rappresenta le parole negative. Nel quadrato del bullismo andate a scrivere tutte le parole che vi vengono in mente relative al bullismo e dividete e colorate con il colore corretto. Quindi se è una nota positiva coloratela con un colore, se è una nota positiva negativa coloratela con l'altro. Al lavoro!
paura? Lui la fissò. In effetti, ora che non era più da solo, la foresta non lo spaventava più tanto. Anche se continuava, giorno dopo giorno, a cercare un modo di uscirne e tornare alla sua vita, non era più spinto dal panico. Anzi, doveva ammettere che più tempo passava con lei e più si rasserenava. Era una ragazza strana e scostante, ma era capace di fargli dimenticare i guai e di dargli speranza. «No», ammise, «ma questa non è la mia vita». Un velo di tristezza sembrò attraversare per un istante gli occhi della ragazza, subito sostituito da un ampio sorriso. «Allora andiamo». Ora dici, cosa vuol dire per te amicizia? Per me l'amicizia è un legame tra due persone che si vogliono bene. Ora facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto col bullismo, lo facciamo nel quadrato della amicizia. Ricordate di usare il colore giusto per le note positive e per quelle negative. Non gliene importava più molto a questo punto. Aveva vinto la sua guerra ed era disposto a pagarne il prezzo. Arrivò in fondo alla via e fece inversione. Ripassò davanti al locale in pennande, mostrando il dito medio alla gente che gli urlava contro. Svoltò alla prima sinistra, ridendo come un pazzo per la sua bravata. Era libero e per la prima volta da non ricordava nemmeno quanto si sentiva superiore a tutte le sue paure. Ora sapeva fin dove era capace di spingersi e quanto la sua rabbia fosse un'arma potente. Nessuno gli avrebbe più messo i piedi in testa, nessuno l'avrebbe più ostacolato, nessuno gli avrebbe più detto cosa fare. Terza domanda. Cosa vuol dire per te solitudine? Secondo me la solitudine è una cosa triste, che è un'emozione che una persona prova quando è solo e non ha nessuno con cui parlare ed esprimersi. Terzo quadrato. La solitudine. Prego, date sfogo alla vostra fantasia. Lui la fissò attraverso il velo rosso della rabbia e vide la tristezza nei suoi occhi. La ricordò nel bosco, con i suoi sorrisi, la sua gioia di vivere, la sua spensieratezza e quel pizzico di follia. E capì qual era il significato delle parole del vecchio eremita. Doveva proteggerla perché lei era la speranza, perché una vita di violenza è una vita senza speranza e senza speranza non c'è vita. Ultima domanda. Cosa significa per te speranza? Per me la speranza è una sensazione che qualcuno prova quando vuole che qualcosa si avveri. Per ultimo riempiamo il quadrato della speranza.
compilato tutti e quattro i quadranti del foglio, dovreste avere una cosa come questa. Che cosa abbiamo rappresentato? Abbiamo rappresentato una sorta di mappa che contiene due percorsi, che sono i percorsi che molti di voi, tutti possiamo dire, vi trovate ad affrontare nella vostra quotidianità. La prima strada, quella dei pensieri negativi, ad esempio quelli del bullismo, portano allo stare da solo, alla solitudine, alla tristezza e all'isolamento. Invece la seconda strada, quella dei pensieri positivi, ad esempio quelli dell'amicizia, porta ad avere speranza, a volersi bene, a costruire un legame e ad amarsi. E sapete cos'è il bello di queste due strade? È che la scelta spetta a voi. In ogni momento, anche in quelli più tristi, più bui, quelli in cui vi sentite più soli e abbandonati, potete scegliere di cambiare strada, prendere una diversa e cercare la felicità, la gioia e la speranza. E adesso passiamo alla seconda parte del laboratorio, quella più creativa. Partendo dalla vostra mappa, vi chiedo di realizzare un'opera di vostro piacimento. Una poesia, un racconto breve, un disegno, però che contenga gli argomenti che abbiamo trattato e si basi sulle parole che avete scritto sulla vostra mappa, sui vostri percorsi. Prendete quindi carta e penna, o le matite colorate, o i pennarelli, quello che volete, e mettetevi al lavoro. Ci vediamo dopo per una sorpresa finale. Buon lavoro! Eccoci qua. Avete finito? Giulia, sì. Cos'hai realizzato? Ho realizzato un disegno che rappresenta l'amicizia e il bullismo. Ho fatto da questo lato l'amicizia, ci sono due persone che sono tanto amiche, e dall'altra parte del cuore ho fatto sempre le stesse due persone, però che si odiano, e ho rappresentato il bullismo e l'amicizia. Molto bene. Per voi, quando avrete finito la vostra creazione, se vorrete inviarcela, la pubblicheremo sui nostri canali social e anche su quelli di Vuoi conoscere un casino che ci ospita e che ringraziamo per averci ospitato. Inoltre, tutte le opere che perverranno saranno valutate da una giuria di super esperti e quella considerata più bella, più significativa, più rappresentativa dei temi che abbiamo trattato oggi riceverà in omaggio una copia autografata del mio romanzo Oltrebosco. Spero vi siate divertiti. Ciao! Ciao!